Ok, ecco, sementati, la demo, demo con Unreal Engine 5.1, vediamo le impostazioni grafiche, qualità massima 2K, full screen su una 4070, i5 13500, Windows 11 64 bit, ultimi aggiornamenti. Per cui, vediamo un po' come va. Allora, andiamo dietro, possiamo far partire la demo, per cui diciamo la demo in generale, oppure settare degli scenari, per cui settare lo scenario di giorno, di notte, oppure Forest Light, per cui una luce diciamo un po' particolare. Ve li mostro, per cui andiamo prima con lo scenario del giorno e andiamo su Start Demo e siamo diciamo all'interno della demo. Come tutte le tech demo, dobbiamo fare le giuste valutazioni. Per cui, questa demo nasce per la vendita degli asset, per cui diciamo tutte le texture, le diverse impostazioni di illuminazione, eccetera, di questa società che vuole vendere diciamo queste texture e tutto il resto agli sviluppatori per quella software house. Per cui è da prendere un po' con le pinze, sia diciamo la qualità di tutto, anche del tracing, cioè, tanto che diciamo, nelle impostazioni noi non abbiamo delle impostazioni dettagliatissime, per cui ciò che andate qui a vedere e anche come le prestazioni sono sui 30 frame al secondo, vediamo se riesce anche a registrare le sovraimpressioni. Utilizzo per questa registrazione Filmora 13 per registrazione di tutto il tutorial e invece come sovraimpressione utilizzo la GeForce Experience che mi segna 42 frame in questo momento, che non mi muovo più di tanto. Diciamo, quando mi muovo sto sui 32-38, diciamo 36, diciamo, sotto i 40. Per cui lascio diciamo così e vado avanti. Nel complesso è una bella, diciamo, una bella demo suggestiva, riporto un po' ai Resident Evil, diciamo, come suggestioni. Anche qui vediamo un po' di ray tracing, se vedete un po', diciamo il sole sulla pozzanghera dei riflessi. Noi non ci specchiamo come personaggio perché alla fine è come se non ci fossimo, è come diciamo andare a fare un volo diciamo senza un personaggio alla fine. La luminazione alla fine qui è fissa, se proprio vogliamo prendere diciamo delle vogliamo valutare il tutto. E per cui anche se noi andiamo come diciamo personaggio non è che cambia perché alla fine è una demo che va a mostrare un po' la qualità dei diversi asset per cui texture, illuminazione eccetera, ma alla fine anche diciamo questa luce che ci indica dove andare alla fine non è come eseguire Hellblade 2 ad esempio che utilizza come gioco recente in questo giugno 2024 che sto facendo questa prova Hellblade 2, Tekken 8 eccetera altri giochi che utilizzano Unreal Engine 5 lì è la situazione diciamo ideali, prestazioni ideali con il proprio PC. Le demo, le tech demo sono diciamo più dei dimostrativi commerciali alla fine. Andiamo per quei altri scenari. Sette scenario notte e vediamo le differenze. Sempre start demo. Ok. E questo respiro è proprio del personaggio, non sono io che respiro, diciamo. Per cui alla fine un personaggio c'è, anche se non è che condiziona più di tanto le ombre, eccetera, per cui non abbiamo l'ombra del personaggio. Per cui questa è un'altra cosa, diciamo, da valutare. Ok,
qui ad esempio qualche frame in più in questo, diciamo, scenario notturno che, più, che non è proprio notte notte. Ok, andiamo ad andare anche più veloci così, vediamo se riusciamo lì. Ok, il complesso è abbastanza affascinante come, diciamo, come passeggiata. Qui ad esempio, la vedete, questo specchio non corrisponde a ciò che dovrebbe specchiare, perché abbiamo il tetto sopra e qua sta specchiando, diciamo, un'apertura, ma aperture non ce ne sono. Qui è un po' così, è da un po' da anche qui da valutare per chi dovrebbe, diciamo, comprarsi di questi asset. Però invece i modelli sono molto convincenti. Per cui, diciamo, un po' tutta la ricostruzione dell'ambiente, diversi oggetti, un po', diciamo, i riflessi sono un po' così, però complesso è più per chi, per gli sviluppatori dovrebbero comprarsi queste texture, questi modelli, che l'illuminazione in generale. Ok, vediamo l'ultimo scenario. Forest Light. Ok, questo è più sparato, per cui vediamo un po' se me lo fa. Ok, qui le luci sono un po' più accentuate al massimo. E anche, diciamo, proprio la luce della foresta è verde, eccetera. Andiamo per cui a vedere un po' gli diversi effetti. Torno anche nello stesso luogo, così da mostrare le differenze. Per cui qui, diciamo, la luce è molto più sulle piante, ad esempio. Vediamo se mi fa di nuovo questo effetto sulla questa, diciamo, zanghera. Bene, stiamo lì. Ok, io vi suggerisco di provare, ad esempio, anche qui proprio ciò che non notevamo, non abbiamo notato prima, ad esempio, tutta la vegetazione. E non so se fatemi provare una cosa. Set scenario giorno, istante demo. Sì, però prima era tutto verde, per cui qui vediamo le nuvole e, diciamo, gli alberi, eccetera, abbastanza, diciamo, normali. Invece, quando andiamo su Forest Light e restiamo nella stessa zona, c'è, diciamo, ci sono più texture, per cui non vediamo più tutto il cielo, ma vediamo gli alberi. Questo, diciamo, è ciò che va a cambiare questo scenario, per cui alberi altissimi che vanno a ricoprire il cielo. Nel complesso ve lo suggerisco, vi inserisco il link a dove l'ho scaricato io, per cui un post su Reddit, un utente privato l'ha postato, e così ve lo provate anche voi, vedete anche le prestazioni. Ma nel complesso è da sempre tener conto che le prestazioni non sono reali, non sono quelle reali dei giochi con la Unreal Engine 5, perché ogni gioco ha la sua ottimizzazione, i suoi adattamenti, eccetera. Queste sono tech demo che sono belle da vedere ed esplorare, però più di tanto non ci devono condizionare. Ok, io sono Umberto Santoli, sempre consulente e formatore di marketing, ma in questa veste sono un gamer appassionato e appassionato di tecnologie. Ai prossimi tutorial.